Qui è come a voi, ragazzi. La volta scorsa vi ho fatto vedere la mia miniera bunker. Bene, questo è l'esterno. Devo finire alcuni piccoli dettagli che mi permetteranno di accedervi più agevolmente senza dover saltare come una cavalletta impazzita. Di sottofondo sentite degli scheletri. Evidentemente ce ne sarà sicuramente qualcuno che indossa un vestito, è l'unico modo per stare con questo sole. Ho passato giorni bellissimi in miniera e adesso che ho tutto il materiale che mi serve, penso proprio che incomincerò a sfruttare al massimo questa spada incantata che ho trovato. Per prima cosa, come avete visto, mi sono liberato di un paio di mucche che possono sempre tornare utili. E adesso incomincio a raccogliere un po' di grano. Le mie mucche in allevamento è da molto che non mangiano e ho desiderio che si ingroppino tutte l'une con le altre e facciano una bella orgia. Così avrò carne a sufficienza e soprattutto pelle, perché la pelle mi servirà molto per fare dei libri. Avete già capito che cosa voglio fare? E sinceramente, ora che ho un allevamento ben avviato, questi piccoli esemplari che pascolano liberi mi forniranno tutta la carne che mi serve e naturalmente depositerò con calma negli scrigni. Adesso è il momento di far mangiare le piccoline. Forza piccoline, mangiate e moltiplicatevi. Trombate come se non ci fosse un domani. Inchiappettatemi a vicenda e datemi tanti cuccioli che crescendo diventeranno tanta carne per il mio personaggio. Forza, mangiate e moltiplicatevi. Trombate come se non ci fosse un domani, forza. Ok, e adesso facciamo trombare anche le signore. Questa spada è utilissima perché automaticamente mi cuoce il cibo ancora senza bisogno di mettermelo in forno. Ok, adesso tocca alle signore qua. Vediamo un po' se hanno fatto uova. Sì, le hanno fatte. E anche una discreta quantità. Bene, bene. Il mio allevamento di frecce sta crescendo. Ma adesso è il momento di... Prego, signore, trombate. Forza. Madri con figli, nipoti con nonne, forza. Fate l'amore, forza, trombate, chiamate come se non ci fosse un domani anche voi. Ok, questi hanno mangiato, quelli hanno mangiato. E adesso che faccio? La notte è giovane. Ah, ho notato che ci stanno sempre più stronzi da queste parti. Visto che ho spassato tanti giorni in miniera, non sarebbe una cattiva idea vedere un pochettino come rende questa spada infuocata. Quindi lo saprei che faccio? Prima ho fatto la creazione, adesso mi dedicherò alla distruzione. E quando indico distruzione significa una sistematica eliminazione di tutte le teste di cazzo che stanno pascolando da queste parti, e non parlo solamente delle vacche, delle galline, dei conigli, ma anche di questi stronzi qua con le archi e frecce, che intendo sterminare, compresi questi piselloni verdi esplosivi. Ragazzi, voi la dovete piantare di venire a ravanare da queste parti. Questo è il territorio mio, quindi vedete di andarvene tutti quanti a fanculo. Sono molto gentile, vi sto dando la possibilità di andarvene. Voi invece venite sempre qui a rompere il cazzo. E allora, oggi, anzi stasera, vi farò tutti quanti fuori. Farò con voi un fritato di ossa. Non lo vuoi capire, vero? Che qua comando io, vero? Forse adesso lo capisci.
Mi sa che tengo troppa roba nell'inventario. Eh sì. Dovrò buttare questo e prendere questo. Ciao, piccola. No, Oh. Che bello! Ciao, Crippo! Vieni, vieni. Bravo. Hai fatto la fine che meriti. C'è qualche altro rompicoglioni stasera che vuole fare una brutta fine? Non ce ne stanno più stronzi? Forza, belli. Che vi apro il culo stasera. Questa bella spada per un filo super. Guarda, guarda, uno stronzo nero. Ti è piaciuto? Non devi venire a ravanare da queste parti, coglione. Teletrasportati come vuoi, ti faccio il culo quadrato. Anche a voi, ragazzi. Vaffanculo. Rassegnatevi, siete morti. Sei ancora qua, tu? Ma via dai coglioni tutti, forza? Hai capito che qua ci sta un nuovo sceriffo in città? Ci sta anche a me che è incazzato nero. Dai, vieni, che ti do l'ultimo colpetto. Forza, fatti vedere. Bravo, eccoti. Se ne andava anche lui a fanculo. Ah, non l'avevo visto il creeper. Ma tanto non è che mi sono fatto tanto danno. La perla mi serve. Ok. Vediamo un po' se la situazione sia un po' tranquillizzata. A quanto pare non sono stato chiaro. Ragazzi, che piacere, andate a fanculo tutti quanti quando vi siete. Piacere. Ci sono ancora scassacazzi in giro? Volete ancora rompere i coglioni? Fatemi sotto e vi do la lezione che vi meritate. Forza? Ce ne sono più vuole rompere il cazzo stasera? Avete trovato la pace finalmente? Oh cazzo. No. Quelle per il momento è meglio lasciarle perdere. Sì, è meglio lasciarle perdere le streghe. Oh cazzo, quante streghe, porca puttana. Dai, dai, entra, 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 bello, entra. Allora, ci portiamo l'inventario e ricominciamo la lotta. Ciao, cazzo, ti do il permesso di entrare. Dai, vieni. Forza, un altro del tutto e ti faccio fuori, dai. Grazie, per le frecce e le ossa. Vediamo un poco. Oh, mi sono dimenticato che non ce l'ho aperto. Chiudi, chiudi, chiudi. Ecco fatto. Andiamo a cagare. Allora, vediamo un po' così con l'arco di frecce me la cavo. Ok. Ancora, dai, riproviamo. Non c'è niente da fare, io con l'arco e le frecce su una lunga distanza faccio da cagare. Ce la faccio? Che cosa sbaglio? Perché non riesco a beccarlo dalle lunghe distanze? Medie, corte, ci riesco. Anche agevolmente. Ma su una lunga distanza faccio pena. E vabbè, io sono più adatto a fare il tank che a fare l'arciere. E infatti, con la spada, me la cavo molto meglio. E diciamo che non sono il tipo che lavora di precisione, io lavoro di forza muta. Addirittura due creeper da rimonte. E vabbè. Sta per sorgere il sole. E devo ammettere che questa è stata. Aspettate un po'. E vabbè. Lo sapevo. Con la spada me la cavo meglio che con l'arco. Sono più un tipo carro armato.
stronzo, devo andare. Fuori dalle palle, piccolo merdo. Oh, zombie village, belli. Andate a fanculo pure voi, con calma, nessuno ancora pensa. Quindi ci deve essere un villaggio nella vicinanza, non credo sia quello che ho visitato all'inizio del gioco. La direzione è differente. Quindi significa che ci sta qualche altro villaggio che dovrò trovare. Spider-Man proprio non rompe il cazzo oggi, eh? Vabbè. Sta sorgendo il sole, perché ancora non vanno a fuoco, se stronzi? Un altro Enderman, sfuggiti, voglio lui. Vieni qua. Scarichi lì. Dai, attaccami ancora, che sto qua. Forza, fatemi rendermi un'altra perla, mi potrebbe essere utile. Come? Non mi attacca? Che strano. Pensavo che avresti cercato di farmela pagare, e invece preferito scappare, vigliacco. Sembra che sono abbastanza intelligenti adesso. Vabbè, ho fatto fuori i vacche, perché non fare fuori anche pecore? Tanto vengono un allevamento di pecore, quindi queste me le posso tranquillamente fare come voglio. Poi la carne di agnello è buona, e mi dà molti cubetti di energia. Mi sa che sto facendo proprio quello che può essere definito un genocidio di massa. Beh, finché lo fai in un videogioco non credo che ci siano problemi. Ok, penso di avere sufficiente materiale alimentare. Comunque, abbondare è meglio che difficile. Diceva una volta un mio caro amico. Chissà che fine ha fatto, no? No, quando si tratta di uccidere con la spada, devo essere sincero, mi faccio paura da solo. va bene. Ah, già che ci sono, perché non faccio una cosa? Signora, grazie. Il latte è sempre utile. Almeno se le streghe mi fanno la maledizione, posso annullarla con latte. Sempre se quello che mi hanno detto non è una cazzata. Ancora ho avuto modo di provarlo. Allora, girando tutta la notte a massacrare teste di cazzo, mi sono accorto che ci sta, e dove sta, ci sta una piccola voragine. Ora, voglio vedere con calma se ho visto bene oppure se. Allora, è un po' tullo, pelle, coniglio, solo una pelle. Ammazzatamente comunque solo una pelle. Strano. E non è che me la sono persa, questo no. Allora, dicevo, girando tutta la notte ho visto una cavità, ed è questa cazzo! Ah, meno male. Sì, ci sta qualche ospite, e mi sa che questi ospiti devo liberarmene adesso, per cui prendiamo un po' di terra per farmi il mio pisellone per risalire. E dopo scendo a controllare se questo crepaccio ha dei ospiti. Perché sinceramente mi sono liberato tutta la notte di gran parte dei rompicoglioni che stanno lavorando da queste parti. Mi sembrerebbe cosa buona e giusta andare a rompere i coglioni anche a quelli che stanno qua sotto. Allora non dovrebbe essere complicato scendere. Mi sembra che tutto a gradini. Quindi penso proprio che non ci saranno problemi a scendere. Cazzo! Ho detto, vado a fuoco. Aspetta un attimo. Vieni qua, bello. Dai, vieni. Ecco, che succede? È sceso sottoterra. Boh. Qui invece? Chi ci sta? Mi sa che questa qua me la devo controllare con calma. Per il momento. Oh, mi sono fatto un'idea. Con calma verrò nuovamente qui giù a fare
di lavoro straordinario, ma non adesso. Adesso il mio obiettivo è ben altro. E cioè, tornarmene a casa e... Così di collega, sì, bene. Devo scendere la prossima volta. Poi il mio obiettivo è un altro. Ho in testa un progetto. E il mio progetto è di trovare un punto esteticamente gradevole dove fare una cosa. E sinceramente l'ho trovato. Probabilmente l'ho trovato. Sì, credo proprio che questo punto sarebbe adatto. Sì, questo qua è il punto migliore. E voi mi chiederete per fare cosa? Beh, lo scoprirete alla prossima volta che ci vediamo, non adesso.